Anche tu lavori tutto il giorno al computer? Digiti con la tastiera? Hai una posizione alla scrivania che non è corretta? Ebbene, potresti soffrire di tunnel carpale, quell'infiammazione che va a prendere tutta la parte relativa al nervo mediano, poi vi faccio vedere un video a riguardo, e un'infiammazione a livello di polsi. Questo mi può creare delle fortissime tensioni ed un grande affaticamento nel lavoro con il mouse stesso e con la digitazione della tastiera. Come fare per prevenirlo? Innanzitutto dobbiamo cercare di tenere un piccolo sostegno, ce ne sono tantissimi in vendita anche su Amazon, che ci permettono di mantenere i polsi leggermente più alti della tastiera, in modo tale da non affaticare i tendini e il comparto tendineo e vascolare che abbiamo all'interno. Seconda cosa, munirsi anche di stretching mirato durante le ore di lavoro. Se tu stai davanti a un computer 8 ore, 10 ore o comunque sia, digiti alla tastiera di un telefonino per altrettante della sera, è molto probabile che tu possa avere un'infiammazione che mi parte dai pollici o mi parte comunque sia dalla parte ipotenare o tenare della mano, che sono la parte più relativa al pollice e la parte più cicciotta relativa al mignolo, e questo ti crea un'infiammazione a livello di un ponte tendineo-legamentoso che si trova all'altezza del polso. A questo punto, che cosa dobbiamo fare? Guardiamo questo video, ma prima di guardare questo video, metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, se no te la faccio venire io l'epicondilite o la cos'era, tunnel carpale. Tunnel carpale. Il tunnel carpale è il corridoio del polso dove passano attraverso una stretta apertura il nervo mediano e i tendini flessori. I movimenti ripetitivi, come ad esempio scrivere a macchina o al computer, possono causare la sindrome del tunnel carpale. La sindrome del tunnel carpale si verifica quando i tendini si infiammano, provocando la compressione del nervo mediano. I sintomi includono dolore, intorpidimento e infine debolezza della mano.